Questa è benzina. Io mi do fuoco. Se lei... La leggo, la leggo! La leggo! Siamo? Penso di sì. Siamo pronti? Partiamo. Io sai che questa serie qui di Dragon Ball... È Willy il Coyote. Esatto. È Willy il Coyote questo, sì. Non mi ricordavo che il pesce parlava. Neanch'io. 1986. Chi può fermarci? L'uomo Puma. L'uomo Puma. Il nostro canale supporta i contenuti originali. Guardate la puntata su Prime Video prima di vedere il nostro video. Ciao a tutti ragazzi, bentornati su 14 Project. Siamo qui con un video doveroso, sì, da fare per forza. Un leggero ritardo, ma insomma... Vabbè, un leggero ritardo. Non è che si poteva prevedere... No, più che altro non abbiamo avuto granché modo di registrare quando abbiamo, esatto, saputo della notizia, quindi... Vabbè, lo prendete ora, tanto non è che voglio dire, vi cambia qualcosa. Il nostro omaggio chiaramente è per il grande Akira Toriyama, che purtroppo ci ha lasciato, e come non omaggiarlo al meglio se non facendo un pilot sulla serie di Akira Toriyama. Sì. Diciamo. La serie che ci ha fatto compagnia praticamente dalle elementari in fino avanti alle superiori. Esatto. Tranquillamente a ripetizione su Italia 1. A ripetizione, ma non solo, poi con la serie TV, ma anche con, certo, i giochi, certo, chiaramente con qualsiasi cosa praticamente ci ha accompagnato. Dragon Ball, penso, cioè chi guarda questo canale, ma diciamo la verità, chi è al mondo che non conosce Goku? No, penso nessuno, ma anche chi non ha visto la serie, chi cazzo è che esatto, non conosce, certo, Goku? Certo, cioè c'è qualcuno che magari non ha visto, non ci sta, non l'ha vista magari, soprattutto anche fuori età. Anche i ragazzini, i più giovani di oggi, che magari le serie non l'hanno viste, lo conoscono Goku, anche perché i giochi continuano a uscire. Esatto. Tra l'altro uscirà ora il nuovo Tenkaichi. Senti là, dall'altro, senti là. Una bellezza di 163 personaggi, c'è di tutto. C'è tutto il mondo praticamente, io non vedo l'ora di provarlo. Detto questo ragazzi, siamo qui con la primissima puntata di Dragon Ball. Non lo Z, è proprio Dragon Ball originale. Esatto, del 1986. In cui non... 1986 non c'eravamo. No, no, chiaro, non c'eravamo. Siamo vecchi ma non così tanto. Non così, non così, ecco. Non siamo vecchi così sulle A. Però da noi è arrivata qualche anno dopo, sì. Però ragazzi, niente, questo è il nostro omaggio al maestro Akira Toriyama. Speriamo che vi piaccia, ma insomma, se state guardando dall'allievo questo video, dall'allievo al maestro. Perfetto. Tanti auguri. Tanti auguri. Vabbè, sai, non me ne frego. Tanti auguri poeta. Tanti auguri poeta. Dal maestro, dall'alle... Vabbè, senti, non me ne frega. Olè. Immerso nella foresta, oltre un'imponente catena montuosa si... Ah, già sentire questa voce... effettivamente... Io sai che questa serie qui di Dragon Ball... Non è in memoria? Sì, più o meno, ma non è che l'ho guardata tante vabbè, volte. No, bene, anch'io. Cioè, Zeta me lo ricordo... Zeta forse a memoria. Nel senso, l'ho visto 10 volte tutta la serie a ripetizione. Questo... No, questo anch'io c'ho delle lacune. C'era la cosa del fiocco rosso qui, no? Sì, ma... Però non è che ho grandi memorie, cioè... Al Satan. Sì. Ma è molto fumosa la cosa. Ciao. Buona giornata. Ok. Non lo fate a casa, bambini, magari. Perché, insomma, non siete Goku. Comunque, 1986 è già... cioè, artisticamente, vabbè, e sì, animazione... È relativo, perché... In Giappone lo facevano anche prima. Sì, sì, però siamo già a altissimi livelli, eh? Sì, 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 certo. Non lo diresti che è dell'86? No, lo diresti nel senso che quelli più nuovi sono peggio. Sì. Come tipo di animazione, quindi era di un periodo buono, ecco. L'avessero fatto nel 2015 sarebbe Dragon Ball Super e infatti è peggio. Mm.
Banzai! Olè. Olè. Perfetto, tra l'altro ci voleva. Già impilati. Oh, ho una fame. A chip? No, ti prego, no, No. Anche qua. Turbo. Ah, ok. Ecco. Sogno erotico di tutti noi bambini. La carissima Bulma. Trova da queste parti. Ah, lei c'aveva il drago radar? Mm-hmm. Senti là. Vedi, io di questa cosa non avevo memoria. Ma questo sì, me lo ricordavo. Ma il bello è che ho memoria più o meno delle prime puntate. Poi dopo mi ricordo più niente. Che ancora lì non si sapeva quale potere potevano avere queste sfere. No. Ovvero servivano a salvare Krilli. Sì, perché è morto 400 volte. Era quella la loro funzione primaria. Questa gli hanno attaccata al niente? Tarzan insegna. Ah già, lui aveva la coda qui. Mm-hmm. Che è per quello che si trasformava in scimmia. Mm-hmm. In scimmione, vedi? È Willy il coyote. Esatto. È Willy il coyote questo, sì. Col cartello non mi pagano abbastanza. Eccoci. Ole. Vai. Giustamente. Aspettato di uscire dall'acqua. Oggi mangerò pesce arrosto. Possibilmente caccia dove hai pisciato. Saporito così. Una balena. Oh, ma certo sarà una squisita scimmietta. Non mi ricordavo che il pesce parlava. Neanch'io. Lanza puntate oggi. Ah, il pesce. No. Tanto ha fatto fuori con un calcio. Sì, esatto. E poi è Magikarp. Ma tutto blu. Bulma pirata della strada. Bulma passione. Ma tu devi essere completamente pazzo, mi hai distrutto la macchina. Cosa? Un fantasma è apparso. Fermo, dove sei? La sta sparando a un bambino. Ok. 1986. Un essere umano come te. Mi hai sparato tre volte. C'ha la coda. C'ha la coda. E ha alzato una macchina come se fosse 2 chili. Però tu sei diversa da me. Sembreresti una creatura debole e indifesa. Ma è logico, sono una donna. 1986. Ma è ovvio. Ehi, questo mostro l'hai catturato tutto da solo. Guarda che questo non è un mostro, è soltanto un'automobile. Era. Sì, effettivamente ora è un disastro. E visto che sei una ragazza, ti devo trattare bene. Ti invito a pranzo. Olè, hai visto? Vai. Da schifoso mostro a ti invito a pranzo. E cosa fai lì in palata? Non vuoi accettare il mio invito? Sì, va bene. Io ti seguo, ma tu cerca di comportarti bene, d'accordo? Non capisco che cosa vuoi dire. Non capisco il motivo. Di questa vostra. Li trattate tutti così, i turisti. Il mio nome è Son Goku, ma puoi chiamarmi Goku. E tu invece? Veramente io... Cosa? Bulma. Ah. C'è anche scritto. Perché così se, quando se lo scorda guarda giù. Non ho capito cosa ci sia da ridere in Bulma. Bello sto sacchetto. Beh. Pubblicità? Eh sì. Bello. Andiamo tra un attimo. Bello, bello. Oh, evviva! L'ho trovata! La sfera del drago! Ora la tocca. Sì, sì. Un cazzotto. E va bene, forse è ora che ti spieghi tutto. Guarda. Cosa? Ce ne ha già due. Ah, sì. Hai visto?
Possiamo quasi resuscitare Krillin, forse non è neanche nato. Ancora non è il nostro amico. Fantastico. Perché sarebbe fantastico? Vuoi che te lo racconti? Oh, raccontacelo, vai Bulma. Vieni qui. Eccola laggiù. Bah. Oh, no. Come si chiamava lui? Lui si chiamava... Cazzo. Piff? No, no, Piff è quello Piff di Tenzing. Ah, ok, giusto. Lui si chiama... Finalmente abbiamo trovato la sfera del drago, ma non ce ne facciamo niente se non recuperiamo le altre sei. Le altre sei? Esatto, esistono sette sfere del drago ed ognuna rappresenta una stella ben precisa del cielo. Ah, vedi? Si finisce, vado ad imparare. Ma tra loro e Bulma ci spiegheranno cosa cazzo sta succedendo. Permetterà di esprimere un desiderio che si avvererà. Bene, il drago farà avverare il mio desiderio. È meraviglioso, diventerò il padrone del mondo intero. Chi può fermarci? L'uomo Puma. L'uomo Puma. Dobbiamo trovarlo e ucciderlo. Sembra che l'ultimo a riuscire in questa impresa sia diventato re. Purtroppo questo è un evento di molti secoli fa e da allora nessuno ha più saputo che fine abbiano fatto. Beh, su tutta la terra devi trovarle, insomma. Cioè, se mai tre mi sembra un risultato niente male. Esatto. Rappresenta la quinta stella. Sulla sfera del nonno ci sono quattro stelle. Allora rappresenta la quarta stella. Wow. Fist reaction shock. Però la cosa che più vorrei è trovare un fidanzato. Allora, Goku, mi vuoi dare la tua sfera del drago, per favore? Beh... Guardandola ha bisogno di chiederla al drago. Sì, assolutamente. Io penso che non abbia mai avuto pretendenti. Mai. Ah, ho capito. Conosco un buon mezzo di persuasione. Eccoci. Ah, ecco. Così proprio. Cosa ne diresti di fare un bel giro sulla mia automobile? Vabbè. Ah, quindi lei voleva con Bimbo per prendergli la sfera. Tanta roba. Che cosa resteresti a fare qui da solo? Non sai che un uomo deve viaggiare per diventare forte e saggio? Tanto che cazzo ci stai a fare anche dalla panna? Sì, effettivamente. No, sì, accetto. Allora la decisione è presa. Partirai con me. A piedi, perché la macchina l'avete sfondata. Sono riuscita a convincerlo. Goku mi farà da guardia del corpo e mi aiuterà a trovare le altre sfere. Infine il mio desiderio si avvererà. Un piano malefico incredibile. Ah, che bastarda. Vedi, qui visualizza le tre sfere in nostro possesso, mentre queste sono quelle mancanti. La più vicina è questa, a circa 1200 km da qui. Vabbè, dai. Vabbè, dai. Secondo me... A piedi. Una mezz'ora. Ah, ci sono le capsuline. Che bello. Allontanati, può essere pericoloso. Via! Bello. Olè. Non dire sciocchezze, ho solo utilizzato le capsule Oplau. Capsule Opla. 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 Sono quelle che usiamo noi quando ci si alza dalla sedia. Esatto. Opla. Pronti in partenza? No, io boh. Ma è fantastico, non saprei correre più forte di questa parte. Quindi qui non c'aveva ancora la nuvola lui? No. Su quelle stradine lì è proprio consigliato, esatto. Andare a 200 all'ora, vada là. In mezzo al bosco. Fallo sulla Camporcioni qua con le buche. Che devi fare? Sei un piccolo ficcanato! Se avessi voluto dirti cosa devo fare, te l'avrei detto, no? Cazzare. Va bene, però non ti arrabbiare. Te la... Attimo! Allora, va bene. Non aver paura, vengo subito a salvarti! Oh. La madonna. Un pterodattilo gigante. E tu che sei, Mosche? E parlante. Padre, Ehi, boh. Bulma, ti spiace dirmi cosa devo fare? Amico, perché non me l'ha detto subito che voleva essere salvato? Porca troia. Olè. Chissà come si farà. Ah, sì, mi sembra che per farla funzionare girasse questo coso. Ah, vabbè, dai. È partito, dai, buttalo via. Fa... Inseguire uno pterodattilo con una moto. Vai, che... Davvero? Sta fluttuando. Goku! Fa qualcosa! Bastone, allungati!
Ah, è vero, c'aveva il bastone sta lunga. So, beccati questo, brutta bestiata. Mignata. Mi ha spaccato la testa. Eccoci. Allora, un filzo. Guarda che fa, mangia anche lo pterodattilo. Non lo escludo. Ha infilata per il vestito. Questo non è che l'inizio del lungo, okay, avventuroso viaggio intrapreso da... Quindi questa è la prima puntata. Sì. Riusciranno a trovarle? Lo vedremo nella prossima puntata. Nella prossima puntata. La prossima volta. Beh, ti dirò. No, vabbè. Ti dirò. Non male rispetto a ciò, le robe a caso, però però è divertente, è divertente, buffo, sì, 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 poi sì, le animazioni tuttora sono di buon livello, tanta roba, sì sì, considerando che comunque stiamo parlando di 40 anni fa, 86, quasi, quasi 40 anni, 38, certo, anni fa, insomma, cioè potevamo vedere roba di quei tempi molto peggio e tuttora roba molto, sì, peggio. Allora, perlomeno a livello artistico, chiaramente stiamo parlando, cioè è, certo, chiaro che con le tecnologie... L'Uomo Tigre è un po' più vecchio, sì, l'Uomo Tigre è 78, mi pare, però Heidi è quell'anni lì, credo, 80, 80, forse 83, 80, sì, quell'anni, fine 70, inizio 80, sì, siamo un pochino prima, ma come livello secondo me questo è un po' più, sì, su rispetto, più su, cioè, si vede su, che è passato qualche anno. Soprattutto anche se con la le tecnica animazioni, è la stessa. Sì, ma con le animazioni, secondo me, anche facciali, sì, 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 un, sì, po' più di livello un po' più alto. Soprattutto rispetto all'Uomo Tigre, chiaramente. Vabbè, grazie. Heidi, sì, in realtà è uno stile un po' diverso, però più o meno è lì come tecnica. Sì, sì. Bene, ragazzi, questo era il nostro omaggio al maestro Akira Toriyama. Va bene, non vi diciamo guardatevi tutta la serie perché sicuramente è un po' lunghina. È un po' lunghina. Io però ve la consiglio in ogni caso. Però se non l'avete mai visto, di sicuro è una serie da vedere. È un po' lunghina, ma è un po' lunga. Ci sono tanti tempi morti, ma dovete, sì, cioè, dovete capire che noi la guardavamo una volta al giorno. Sì. Le davano le puntate. Quindi insomma 20 minuti ti passavano, sì, bene. Solitamente, diciamo, mentre mangiavi. Mentre o... mangiavi, quindi era tutto un altro tipo di divisione, sì, delle serie TV, però comunque ci ha regalato tante ore di tante soddisfazioni. Ore. Esatto, tantissime ore. Tantissime ore. Da fare puntata 1, puntata 10, poi puntata 1, puntata 12, puntata 1, puntata 14. Porca puttana. La programmazione media è sempre stato uno spettacolo. Bene ragazzi, detto questo, vi ringraziamo, vi salutiamo e se volete che se volete consigliarci dei video, chiaramente, sì, lo sapete, sono ben accetti, siamo qui, contattateci, contattateci, tanto ci sono vari modi, lo sapete, anche lettere minatorie come volete. Io preferisco quelle se posso, se possibile, il classico sasso col giornale dalla finestra, sì, sì, sai, sì, quelle lettere, sì, di giornale, esatto, mi piacciono tanto, se posso io gradisco quelle, guardate questa altrimenti. Bene ragazzi, grazie di tutto, vi salutiamo e ci vediamo sempre qua al prossimo video. Ciao a tutti. Mamma mia. La scignata che ha preso quello lì. Bello. Mi ha spaccato la testa. Completamente rotta.